Prima o poi nella vita ci fa bene leggere il libro del Coelho. Quel libro del Coelho è uno di quei libri che bisogna essere molto forti nel leggerlo perché ti distrugge. Perché ti apre talmente tanto gli occhi da toglierti tutto l'incanto, no? Ma in fondo dice qualcosa di estremamente vero. Vanità delle vanità, tutto è vanità. E se ci pensiamo bene, questo significa che cosa c'è di stabile in questa vita? Finisce tutto. Iniziamo una cosa, ma poi finisce questa cosa, costruiamo, ma poi c'è qualcuno che a un certo punto distrugge, le cose che facciamo sono le rivoluzioni, poi ci abituiamo alle rivoluzioni, poi ne facciamo altre di rivoluzioni, e poi facciamo la pace, poi di nuovo la guerra. Tutta la nostra vita è un ripetere, ripetere, ripetere tante cose che si sono già viste. E quindi tu leggi questo libro e dici, è vero, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Quello che è stato sarà e quello che si è fatto si rifarà, non c'è niente di nuovo. Forse qualcuno può dire, ecco, questa è una novità, in realtà è già avvenuto nei secoli che ci hanno preceduto. Ma a chi serve questo realismo? A farci deprimere? Beh, in realtà questo realismo di Coelho ci ricorda che niente in questa vita è affidabile, ma quando in questa vita ci capita di amare, quando ci capita di amare, Coelho è sconfitto. Perché quando una persona ama, ha la sensazione che quello che sta vivendo è nuovo. E quindi tu puoi amare la stessa persona per 50 anni, ma è sempre nuovo questo, anche se è la stessa persona. Puoi fare quel lavoro per tantissimi anni della tua vita, ma se tu ami quel lavoro, è sempre una novità quel lavoro. L'amore rende le cose nuove, uniche, è come se fossero sempre la prima volta. In una parola, l'amore rende le cose eterne. Qualche volta mi avete sentito dire questa cosa che ripeto spesso. Quando ero bambino mi domandavo che cosa faremo quando moriremo e andremo in paradiso. Che noia, dobbiamo cantare per l'eternità, no? Ma che cos'è Dio in realtà se non questa eterna novità? Tu ami talmente tanto che ogni istante che passi con lui è qualcosa di nuovo, di mai visto. Allora noi dovremmo domandarci quanta novità c'è dentro la nostra vita. Che significa? Quanto amore c'è nella nostra vita? Quello che io faccio, lo faccio con amore, perché altrimenti è una routine, è una ripetizione. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. La mattina ci svegliamo, andiamo a lavorare, poi torniamo. A volte ci raffreddiamo, poi guariamo dei nostri raffreddori, poi facciamo questo, è tutto già fatto, già visto. Ma se amiamo, è tutto nuovo, sempre, tutto nuovo. E c'è una parola in italiano bellissima che spiega questa novità. Quando tu ami, tutto si rinnova. Rinnovare le cose. Allora, io credo che questo sia un dono da domandare al Signore. Cioè non che ci dia una vita che ci faccia vivere sempre, come diceva Vasco Rossi, no? Voglio una vita spericolata. Cioè che ci dia sempre quelle sensazioni che ci fanno sentire vivi. È una persona che fa corre con la moto così si sente vivo, no? E poi che cosa fa? Prova l'ultima droga così si sente vivo. Fa cose pericolose così si sente vivo. Non è la vita che deve farci sentire vivi. Siamo noi che dobbiamo essere vivi. Quando noi siamo veramente vivi? Quando c'è qualcosa di più di una vita spericolata? Quando tu ami. Allora tutto si rinnova, tutto. È l'insegnamento di Gesù. Invece pensate un po' che noi viviamo in una società che, siccome è tutta costruita attorno all'economia e al consumismo, ogni cosa nasce per essere subito in scadenza, così che tu possa sostituirla. Allora ti puoi comprare un cellulare che tra un anno è già scaduto e devi prenderne un altro. E fare così con tutto, con le persone, con gli amici, cambiare. Cambiare per avere nuovi stimoli. No, il cristianesimo non ci insegna mai che le cose successive sono migliori, ma che le stesse cose possono essere sempre rinnovate, rinnovate dall'amore. Poi c'è questa pagina del Vangelo di Luca, che in realtà anche questa dovrebbe metterci tristezza. In realtà
il tetrarca Erode sente parlare di Gesù e sente anche che la gente dice: ma questo è Giovanni che è risorto dai morti, è Elia, è uno dei profeti. E dice Erode: ma io Giovanni gli ho tagliato io la testa, non può essere lui, non può essere Giovanni. Vedete, questa persona è talmente tanto ostinata, strutturata nel suo male, nella sua chiusura, nel suo narcisismo. Metteteci tutto quello che volete, però c'è un versetto di questo Vangelo che lascia aperta una porta, ed è questo: cercata di vederlo. Io devo immaginare che tutte le persone che incontro dentro la mia vita vogliono vedere Gesù, anche se non lo sanno. Tutti lo cercano, tutti cercano Gesù, perché tutti cercano un senso, tutti. Anche la persona più cattiva, quella più ripiegata su se stessa, quella che fa male agli altri, tutti cercano Gesù, tutti. Ed è lì che noi dobbiamo puntare. Perché invece quando le persone smettono di cercare un senso, allora lì non c'è più nessuna speranza. Da cristiani dobbiamo renderci conto che il primo modo di annunciare il Vangelo non è convincere le persone su Gesù, ma è far rinascere nel cuore delle persone un desiderio di senso. Ma tu sei felice? Ma tu sei felice in quello che fai, in quello che sei? Che cos'è che ti manca? Ecco, da questa crisi lo Spirito Santo può fare meraviglie. Ma Noi ci teniamo sempre a distanza dalle crisi, no? quindi facciamo sempre finta che queste domande non ci riguardano. Chiediamo questa grazia al Signore. Lo chiediamo per intercessione dei santi Cosma e Damiano. Adesso vi faccio sorridere. Prima del terremoto, in una stanza della cattedrale, c'era la lipsanoteca. Che cos'è la lipsanoteca? È un luogo dove venivano conservate tutte le reliquie, quindi tutti i frammenti di corpo di santi, eccetera. E c'era un femore. E c'era scritto Exossimus Santi Cosme et Damiane. Allora dicevo, ma avevano una gamba in comune questi, perché se è rosso non si capiva di chi dei due era, quindi per sicurezza era Exossimus Santi Cosme et Damiane, ma senza avere per forza, ecco, la presunzione di dire della lealtà di questa reliquia. La testimonianza di questi due martiri è talmente tanto forte che in tutto il cristianesimo ci sono chiese dedicate a loro. Qual è il miracolo di Cosme e Damiano? Sono stati ammazzati a causa della loro fede, ma una cosa sapevano fare: curare le persone. E hanno fatto questo per tutta la loro vita, gratuitamente. Il loro modo di annunciare Gesù è aver cura di qualcuno. Questo è il Vangelo. Ognuno di noi sa fare qualcosa. Se questa cosa che sappiamo fare la mettiamo a disposizione, noi annunciamo il Vangelo. Quindi diciamo, io miracoli non li so fare, ma il Signore non ti domanda di fare miracoli, ti domanda di fare bene, il tuo bene, quello che tu sai fare. Beh, chiediamo questo per intercessione dei santi Cosma e Damiano.